ci definiamo fascisti del terzo millennio, perché abbiamo le radici nell'idea sociale del fascismo e lo sguardo rivolto al futuro. Ferdinando Raiola, responsabile provinciale Casa Pound Reggio Emilia, 16 febbraio 2009. Parlo con molta gente che dice di essere antifascista, di essere di sinistra, però virgola. E poi ti mette dentro un discorso che il Ku Klux Klan al confronto è quasi moderato. Sugli scontri tra CARC, Casa Pound, beh, devo dire che molto ha soffiato la stampa, ma in realtà sono situazioni che non credo debbano preoccupare. Quando si commenta un episodio di questo tipo e si fa riferimento agli altri estremismi, vuol dire non avere il coraggio di prendere una posizione vera e netta. Il 13 febbraio, proprio nei pressi del centro storico, un gruppo di amici, come usano chiamarsi in pubblico, inaugurano la libreria non conforme Gabriele D'Annunzio. Non ho mai però considerato il mio quartiere come una zona franca rispetto a questa minaccia, che ho invece sempre colto al di là dei confini del quartiere, nella città. Ora, ecco, sono le risposte facili, ma che devono sempre preoccupare, perché cioè, non esiste, come noto, una soluzione facile ai problemi complessi. L'alternativa è quella di utilizzare la storia per ritornare al presente. Il massimo della notorietà Blocco Studentesco e Casa Pound l'ottiene il 29 ottobre del 2008 a Roma. Subito si camuffano da questa diciamo, cosa, libreria molto culturale, benché molti libri siano anche di chiara matrice fascista. E poi, quando hanno raggiunto un numero diciamo determinante per poter appunto fare questo tipo di azioni, mettono in pratica quello che è diciamo la vera loro essenza, cioè il fatto che il fascismo non è un'opinione, non è un'ideologia, ma è una pratica, cioè lo squadrismo.